Attenta, pa ragazzi, qua Axe, l'ho già mingato, ci sono da soli, sono qui a presentare il mio nuovo video che ragazzi è una nuova recensione, o meglio, è una nuova player review. Però prima di iniziare vi volevo dire un paio di cose. Prima volevo spiegare il motivo del mio parlare, perché sto parlando in questo modo. Allora, innanzitutto non mi sto trasformando, state tranquilli. Ma secondariamente perché, come voi ben sapete, sono andato in giro a Ravenna. E cosa c'è a Ravenna di magico da fare? C'è da andare a Mirabilandia, quindi io, o meglio, tutta la classe c'è andata, ci siamo andati e lì ci siamo spaccati le nostre corde vocali ed è tipo hanno preso un volo e sono partite, chissà quando torneranno, speriamo il prima possibile. E quindi è questo il motivo del mio parlare, è questo il motivo del mio parlare in questo modo, che è abbastanza ambiguo. E secondariamente volevo ricordare di passare da FIFA quando siete interessati a comprare crediti di FIFA. E ragazzi, oggi, tornando a parlare della player review, oggi 1° maggio 2014 ho l'onore di presentarvi la review di uno dei giocatori secondo me più forti di tutto l'Ultimate Team. Infatti vi sto presentando la recensione di Eden Hazard, Team of the Season, pagato la bellezza di 2.110.000 crediti. Ragazzi, vi posso assicurare che questo giocatore è un qualcosa di fantastico. Andiamo un attimo ad analizzarlo. Allora, su carta presenta un 94 di overall, un 94 di velocità, 96 di tiro, 94 di passaggio, 95 di dribbling, il che ci fa capire che 4 statistiche su 6 supera 90, e ciò vuol dire che lui è magico. È magico a prescindere. Poi vabbè, 56 di difesa e 70 di colpo di testa. Come ho già detto, l'ho pagato 2.110.000 crediti, l'ho utilizzato per 5 partite e in 5 partite mi ha fatto 10 gol. E un'ala, o meglio, in realtà sarebbe un esterno, ma in questo caso un'ala, dato che io l'ho utilizzato in un 4-3-3-4, che in 5 partite fa 10 gol, è da carcere. Cioè è illegale, non può un ala fare 10 gol in 5 partite. Poi 4 stelle di piede debole, 4 stelle di mossa abilità, piede preferito destro, e ciò è una particolarità, se possiamo così definire, di questo giocatore veramente magica. Perché come ho già detto, se un giocatore si trova su una determinata fascia e il piede che utilizza è l'opposto di quella fascia, ha la possibilità di usufruire del suo dribbling per poi andare a fare un tiro che può essere sia a giro come anche di potenza. Comunque andiamo avanti. Work rate alto basso, che per me, per un ala, o meglio per uno che gioca molto offensivo su questo gioco, sono i work rate, cioè sono quelli d'eccellenza, non ce n'è di meglio. Poi vabbè, alto 172 cm e non so se vi interessa, ma è nato il 7 gennaio del 1991. Comunque andiamo un attimo a vedere le sue statistiche di Footed. E ragazzi, oh mio Dio, mi sono abbagliato. Quante statistiche verdi chiari, cioè luminoso ha. Ma mamma mia, allora innanzitutto ha 96 di controllo palla, meglio di Sasha Gray, 91 di cross, 99 di tiro a giro, 97 di dribbling, ma soprattutto 99 di finalizzazione, che è una roba fantastica. Poi 99 di accelerazione, 99 di agilità, 99 di equilibrio, 99 di reazione, 92 di scatto, sprint speed. E cioè è veramente fenomenale. Ma ragazzi, vi posso assicurare che i crediti non li vale, virgola, li stravale. E voi ora vi starete ovviamente chiedendo una cosa: Axel ha provato sia Cristiano Ronaldo Team of the Year, sia Hazard Team of the Season in quella fascia, quale dei due preferisce? E ragazzi, questo qua è uno sconto tra titani. Ma vi posso dire che se non siete giocatori che utilizzano molto le skill, dunque preferiscono utilizzare magari i tiro, come anche i cross, gli 1-2, cose varie, i passaggi, quindi in questo caso non c'è storia. È meglio Hazard tutta la vita, e solo questo vi può dire quanto Cribbio è forte. È una bestia, non so se state vedendo, speriamo di sì. Mi ha fatto una marea di gol, come avete già visto, ma dei gol che hanno un qualcosa di fantastico, del tipo che lui ne scartava 2 o 3, entrava in area, tirava una legnata, il portiere magari la toccava, si distruggeva le mani, si rompeva 7 polsi e la palla entrava. Cioè, alla Oli e Benji, ecco. Può essere l'Oliver Hutton della situazione. Poi, non so se c'entra qualcosa, ma è anche giovane, quindi questa è veramente una promessa, ragazzi. Secondo me, dopo Cristiano Ronaldo e Messi, verrà Hazard, appunto, nel prossimo ciclo di palloni d'oro, ecco. Poi io nei suoi pro metterò anche, o meglio, metterò la sua finalizzazione, che come avete visto è una cosa di, è qualcosa di magico. Poi la sua velocità, perché, cioè, diamoci sapere quello che dice Cesare. Ragazzi, secondo me è più veloce di Bale, ovviamente non nella realtà, però in questo gioco, dato che ho provato anche Bale Man of the Match, Hazard Team of the Season è più veloce di Bale Man of the Match, che si presentava con un 95 di velocità, se non mi sbaglio. Successivamente ho inserito che è un giocatore completo, come abbiamo potuto vedere nelle sue statistiche di Footed. Poi che cosa? I suoi work rates, che come ho già detto, work rates alto basso per un alo, ma soprattutto per un giocatore che gioca molto sull'offensiva, sono dei work rates fenomenali, perché lui starà sempre sopra, se possiamo così dire. E poi voi magari vi prendete un buon centrocampista, un
PC che ha un ottimo passaggio. E cosa fate? Gli fate dei filtranti della Madonna. Poi magari si scalta l'ultimo difensore con il suo 95 di dribbling e va a far gol con il suo 96 di tiro. E poi vabbè, ovviamente il dribbling, perché ha 4 stelle di mossa abilità e ha 95 dribbling. Ragazzi, è veramente insuperabile. Un contro gli metterò. Qual è questo contro? Si è proprio in trasparenza. Perché infatti io a questo giocatore da 1 a 10 gli darò 9,9 e non 10. Perché non 10? Perché ragazzi, se Hazard avesse avuto 5 stelle di mossa abilità gli avrei dato sì 10, ma in questo caso non ce le ha. Adesso, come ho già detto, diamanti su quello che dice Cesare, non è che per questo fa schifo, ma secondo me, dato che come voi anche ben sapete io sono uno che utilizza molto le skill, si potrebbe fare in qualche caso sentire questa cosa. Quindi l'unico contro che gli andrò a mettere sono quelle delle stelle abilità. Ma reso, contiamo un attimo ciò che ho appena detto. Allora, come pro ho messo la sua finalizzazione, lo so, manca una Z, ma non fateci caso, io non posso più, ahimè, modificare l'immagine. Poi la sua velocità, i suoi work rates che sono fenomenali, come ho già detto, il suo dribbling, e poi che è un giocatore completo, come abbiamo appunto potuto vedere, ben vedere, dalle sue statistiche di Footed. E come contro ne ho messo uno. Perché non ne ho perché ho messo quest'uno, anche se pur in trasparenza? Perché per non avere 10, un contro ce lo deve avere, e secondo me quello che non determina il 10 di questo giocatore sono le stelle abilità. Come ho già detto, se fossero 5 glielo darei tutta la vita. Quindi, in poche parole, voto finale di Hazard 9,9 su 10. Con quale stile d'intesa lo consiglio? Lo consiglio con Falco. Che cosa fa Falco? Gli aumenta la velocità, il tiro e il colpo di testa. E poi ragazzi, l'ultima cosa che non vi ho detto è che lui ha sì 56 di difesa, ma vi posso assicurare che quando torna, perché ovviamente non è che sta sempre su, qualche volta tornerà pure, è bravo anche a difendere. Quindi è veramente un coso di eccezionale. Se avete i crediti, provatelo assolutamente. E ragazzi, detto questo, questa recensione è finita. Vi chiedo scusa per avervi tenuto così tanto, ma avendo questa voce mi sono dovuto un po' zozzare. Di solito dico in un minuto tutte le cose, poi si va un attimo a parlare del più o meno del per e del diviso. E poi volevo dire anche una cosa: forse ho la possibilità di utilizzare una squadra della Mazzanna per un'oretta e mezza domani. Quindi fatemi sapere se volete che io registri mentre appunto utilizzi questa squadra. Ultimissima cosa, vi volevo ringraziare perché abbiamo raggiunto il fantastico traguardo di 50.000 iscritti. Però per questo video usciranno, credo, 2 video speciali. Uno lo speciale speciale, poi uno speciale magari inerente a FIFA. E quindi ragazzi, detto questo, spero di non essermi scordato niente. Grazie mille, grazie per tutto il supporto che mi state dando. Grazie veramente di cuore. E dunque, detto questo, vi risaluto e vi dico potente a palla, al prossimo video. Bolla. Ah, mi scuso ancora per la voce.